quest'anno, e precisamente il 23 ottobre, il record di velocità stabilito dal sergente pilota Francesco Agello sul lago di Garda a bordo di un velivolo LMC-72, il Macchi Castoldi 72. Noi qui a Crema, dove vogliamo in questa circostanza ricordare il nostro concittadino Francesco Agello, cittadino acquisito, abbiamo però una testimonianza particolare. Signora Duse, intanto dove sono avvenuti questi incontri, quando lei frequentava lo zio, se non sbaglio, Francesco Agello? I miei ricordi risalgono proprio quando ero in età prescolare, scolare. Quindi nell'intervallo della scuola, cose, passavo le vacanze con mio zio e la zia. Allora sono stata tantissimo a Desenzano, dove lui lì ovviamente lavorava. Lei ricorda Francesco Agello in divisa o in abiti borghesi? In tutte e due le maniere. E, sì. E in divisa cosa ricorda in particolare? Perché la figura del pilota a quei tempi era qualcosa di... Beh, in divisa, mio zio era un bell'uomo diviso, molto, molto colviso, anche molto segnato, molto, ma non aveva una grande altezza, quindi non faceva un gran figurone. Però era un uomo molto, a parte che era buono e dire poco, molto generoso, molto forte come carattere. La signora ha accennato a due aspetti che secondo me conviene sottolineare. Uno, Francesco Agello ha una statura relativamente piccola. In effetti l'aeroplano viene disegnato, l'abitacolo che si vede lì nel modellino è stato disegnato apposta perché lui potesse starci dentro, diciamo. Per poter ottenere il primato che ha raggiunto, lui era già fidanzato con la zia, ha dovuto rinviare il matrimonio mesi e cose perché il tempo a Desenzano era sempre brutto. E quindi non potevano realizzare questa prova, il volo per vedere. Poi finalmente, anche con un tempo non tanto bello, l'ha tentato, ma lui è sceso dall'aereo scontentissimo. Sì, bisogna perché non era convinto di essere riuscito a ottenere il primato. Francesco Agello muore nel 1942 sul campo di Bresso, vicino a Milano, per una collisione in volo con un altro velivolo, mentre pilotava uno dei migliori caccia italiani della Seconda Guerra Mondiale, il Macchi Castoldi 202. I resti di Agello sono custoditi nella città di Crema, il che spiega anche l'interesse della nostra città a celebrare questo evento. Però lei ricorda di aver visto lo zio in tuta di volo? Sì. E questo dove? Sul campo? A Desenzano. A Desenzano, sì. Quindi mentre pilotava degli idrovolanti, esatto, in pratica. Sì. Ho capito. Una cosa anche interessante è che a Crema a quei tempi c'era un campo volo situato fra Umbriano e Sabbioni. E Francesco Agello, quando veniva a Crema, atterrava su questo aeroportino. Lei ricorda Agello sorvolare Crema? Io ricordo che lui sorvolava Crema, e lo ricordo anche tantissimi cremaschi, perché sapendo che la moglie era qua, perché lei stessa tante volte per non star sola veniva, stava con noi, e lui faceva il suo bel giro, tutti sapevano Agello, ed era festa, ecco. Certo.